Ci saranno quattro operatori che andranno in queste scuole, questi operatori saranno formati a mezzogiorno qui allo Spallanzani e vi dico prima la procedura e poi vi faccio vedere la provetta, andranno nella scuola, vedete che è una cosa, cioè qui ci sarà il nome e cognome del bambino o del ragazzo con un codice a barre che consente tutto il tracciamento, diciamo, ai fini di sanità pubblica. Si apre, qui c'è una semplicissima salivetta, si chiama, si mette in bocca, si mastica, il bambino, il ragazzo non deve aver mangiato fino a mezz'ora prima dell'emissione la bocca della salivetta, neppure aver utilizzato dentifricio, cioè la bocca deve essere, il cavo faringeo deve essere assolutamente intatto, intonso. Si rimette qua dentro questa salivetta, si chiude, si mette qui e questa salivetta andrà entro le ore 12 al San Camillo. Il San Camillo farà la prima, processerà per primo questa salivetta da un punto di vista antigenico. Significa che noi sapremo in pochissimo tempo, come sapete, se c'è un sospetto positivo. Nel caso ci sia un sospetto positivo, il San Camillo provvederà a trasferire allo Spallanzani questa stessa provetta, perché come ha detto l'assessore, ribadiamo, come te, non ci sarà bisogno di fare ulteriore prelievo. Ecco la semplicità di questo, oltre ad essere molto poco invasivo, non bisognerà, ribadiamo, fare altro prelievo. Verrà quindi allo Spallanzani il sospetto positivo, verrà fatta l'indagine molecolare e in caso di positività entro la stessa giornata noi comunicheremo sia al genitore l'eventuale positività, ovviamente al preside, al datore di lavoro e anche al SISP, perché andranno a questo punto di avanti tutte le procedure di sanità pubblica che ormai conosciamo. Quindi è un parte piano. Ragazzi, devo rispettare la telecamera, però. Sappuzio. Devo rispettare la telecamera, no? Prende. Bene, allora.